una struttura fisica diversa, abbiamo le stesse tensioni. Sì, cioè siamo fatti per riprodursi, diciamo. Sì, tutto è fatto per espandersi. Per espandersi, per riprodursi, sì. Quindi sì, è un discorso più ateo che cioè, non c'è nessun Dio, non c'è nessun... Io quando parlo del sentiero d'oro, e dopo la terza ora parlerò del sentiero d'oro, darò dei nomi alle divinità, no? Praticamente cos'è che ogni volta che io ho una tensione, per esempio io sono arrabbiato, scateno la furia che ho dentro. Sì. Però ogni essere della natura scatena la furia che ha dentro quando è nell'impossibilità di fare diversamente, no? Usando i propri mezzi. Chiaramente il mezzo dell'albero non è il mezzo del leone e neanche il mio. Però ogni essere ha la furia dentro e la furia diventa in contatto con la furia che ci circonda. Certo. Così noi abbiamo Gianno dentro. Cos'è Gianno? È la capacità di guardare il tempo che ci viene incontro. Bene. Ma penso che questo sia anche un discorso scientifico, cioè noi siamo, abbiamo un'energia, tutto sprigiona un'energia, no? Certo. È tutto un gioco di attrazioni. Sì. Cioè, partendo dalla cometa che vediamo stasera, al granellino di sabbia che si trova qua nel nostro mondo, è tutto un gioco di attrazioni. Cioè, siamo tutti vincolati a una legge di attrazione, no? Sì, siamo... Cioè, mi pare che sia un discorso anche, soprattutto scientifico questo, no? Cioè, in effetti, il paganesimo fu sconfitto dal cristianesimo e risorge adesso dopo che è passato attraverso la stregoneria. Cioè la stregoneria permette la rinascita del paganesimo. E cosa significa questo? Significa poter vivere per arricchire il nostro corpo luminoso e affrontare la morte del corpo fisico. Cioè, nel paganesimo abbiamo questo. Noi viviamo per arricchire il corpo di energia. Se riusciamo ad arricchirlo abbastanza, all'atto della morte del corpo fisico, trasferiamo la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Altrimenti la vita cessa. Cioè, quella è una vita andata male. Però resta, come si dice, questa energia vitale dovrebbe restare anche alla morte del corpo. Ma si disperde nell'aria, è a disposizione di chi se la prende. È come il corpo si disperde nella terra, è a disposizione di vermi che se lo mangia, insomma, oppure viene bruciato. Ho capito cosa resta, secondo il vostro, la vostra filosofia di sempre. Per noi è importante vivere con volontà e determinazione, assumendosi la responsabilità dei propri atti. Anche quando si è costretti a scegliere per forza una cosa e non la si condivide, per noi è importante dire, bene, quella cosa la scelgo per forza, perché non ho alternative, ma non la interiorizzo, perché non mi piace. Cioè l'importante è vivere sempre, essere sempre se stessi. Sì, è una cosa importante, cioè è proprio una cosa anche praticamente importante, se vogliamo. E infatti, per noi è un atto di magia questo. Certo. Cioè senza fare dell'uomo qualcosa di, come si dice, di sacro, di unico, di eterno, no. Ecco. Cioè senza mettere l'uomo al centro però no, di tutto questo noi, sistema. Noi strappiamo l'uomo. Noi strappiamo l'uomo dal centro dell'universo. Cioè, a differenza delle religioni monoteiste, no? Del cristianesimo, dell'Islam e degli ebrei, noi diciamo che l'uomo è uno dei vari animali della natura. Non è al centro. Il fatto che abbia le mani e che possa agire più velocemente a modificare l'ambiente degli altri animali è solo un accidente, come il leone alle zanne o l'elefante da proboscide. Certo, poi abbiamo l'intelligenza, insomma, che è proprio nel ma guarda che anche gli altri animali hanno l'intelligenza, eh? Cioè il fatto che noi abbiamo il pollice opponibile... Molto meno dell'uomo. No, non sono mica d'accordo, sai. Infatti se gli altri animali esistono quanto esiste l'uomo e hanno sempre risolto i loro problemi, no? Sì, e hanno sempre modo, risolti? Come si dice, per... come si chiama? Adesso mi viene il titolo, cioè l'uomo usa l'intelligenza, l'animale usa la... come si dice? No, attenta, noi abbiamo la capacità di descrivere i problemi, però la soluzione dei problemi precede sempre la descrizione e questo avviene anche per gli animali. È chiaro che un animale non fa 1 più 1 uguale 2, però risolve sempre i suoi problemi. Se tu guardi anche qualche documentario sulla soluzione dei problemi che hanno gli animali in laboratorio, per esempio non so se hai mai visto il polpo che si apre il barattolo. Cioè, la capacità degli animali di risolvere i propri problemi è uguale a quella dell'uomo. Minima in confronto a quella che ha l'uomo. L'uomo no, ha veramente non è minima.
non è minima. Ostrega, dai, l'uomo sa costruire cose che l'animale non si sogna neanche lontanamente. Ma sì, ma forse gli animali non gli interessa niente, capisci, di farlo. Ma neanche non riescono, perché ma lei metta un popolo di cani, non riuscirebbe mai a fare quello che fa un popolo di uomini. Prendi l'uomo 30.000 anni fa, no? 30.000 anni rispetto alla Terra è niente. Ma c'era anche faceva esattamente quello che facevano gli animali adesso. Cioè, 30.000 anni fa non sono tanti rispetto ai miliardi di anni della Terra, no? Però l'uomo faceva esattamente quello che facevano gli altri animali, per cui perché emerso, non 31.000 anni fa? Lei è d'accordo con me che l'uomo è emerso? No, beh, l'uomo ha le sue caratteristiche, ma non si può... Non sa volare, ad esempio, l'uccello vola, no? L'uomo non può volare, però ha l'intelligenza, l'uomo riesce a programmare, a decidere, a organizzare... Guarda. Tu la chiami intelligenza, io la chiamo capacità di descrivere, che è diverso. Cioè tu dici che io dico che non è intelligenza, è capacità di descrivere le cose e non è altro che avere la corteccia cerebrale. Però non è intelligenza. C'è una differenza nella conformazione fisica? Cioè, sì, ma ci siamo adattati in maniera diversa, cioè ci siamo evoluti in maniera diversa. Abbiamo usato le nostre capacità. Capacità che magari... Ma sai, a volte sono anche accidenti. L'uccello però riesce a volare, mi non riesco a volare, però certo. Quello che riesco a fare io, l'uccello non riesce a farlo, cioè ci sono... E questo distingue l'uomo si distingue dal resto ed è emerso dal resto proprio grazie all'intelligenza. Tu hai presente il delfino? Il delfino ha un'intelligenza superiore alla nostra, solo che lui non ha le mani, non ha le mani e non interessa niente di costruire palazzi, capisci? Per cui non possiamo dire che questo essere è superiore a un altro essere, è diverso, è divenuto in maniera diversa. Il fatto che noi abbiamo le mani, abbiamo il pollice punibile, facciamo altre cose, non significa che siamo più o meno intelligenti, significa che abbiamo usato un sistema per esistere diverso dagli altri animali. E abbiamo e obiettivamente delle diversità, ma io non le metterei più o meno intelligenti. A meno che tu per intelligenza non parli di capacità di descrivere le cose. Allora sì, noi descriviamo un macello le cose. Cioè noi descriviamo, contiamo, usiamo diciamo la parola, sì. Che gli altri, che l'animale non riesce a fare, insomma. Cioè, questo è un dato di fatto, secondo me. Comunque siamo, cioè una roba non troveria essenziale, mia ad esempio. Il trattarsi come uomini nei confronti dell'universo, capito? Cioè noi altri escludiamo il discorso universo, proprio lo escludiamo da tutte le nostre conoscenze. Sì, invece dovessimo partire da Dea, no? Sì, dovessimo partire da Dea, anche dal momento in cui si era formato. Sì. Anche per sapere cosa fare. Perché certo. Partendo dal passato. E anche per capire cosa siamo. In realtà, sì, cioè perché noi altri purtroppo dovremmo usare tutte le nostre energie per riuscire in qualche modo a capire dove che siamo, cosa che siamo di fare, certo. Dove che dovremmo dare, cioè già sarebbe un grosso problema, un gruissimo problema questo, invece usiamo le nostre energie per farne la guerra fra di noi, che è assurdo. Sì, beh, ma infatti la capacità di dominio degli esseri umani è notevole, gli piace molto dominare altre persone. No, ma soprattutto secondo Mino Gesè a cultura, cioè non viene proprio, cioè l'uomo elude quello che gli fa paura, quello che si massacrando, no? Lo elude, cioè l'universo, facciamo parte dell'universo, siamo qualcosa che fa parte dell'universo, l'universo noi altri lo conosciamo, no? Cioè il pensiero dell'uomo sull'universo non lo ha mai insegnato nessuno, mi insegna matematica, l'italiano, mi insegna un po' di tutto, certo. Però... come l'uomo spiega quello che siamo, cosa facciamo, dove stiamo andando, l'universo, la filosofia non ne insegna nessuno. Beh, ma si può trovarla, esiste certo. Un sacco di robe. Però cioè... non è un qualcosa che viene inserito nell'educazione da sempre, perché dovrebbe far parte anche... A livello universitario sì, è più difficile trovarla a livello nostro. Ma a parte a livello universitario che è una scelta personale che uno può fare o non fare. Ma se parla di una formazione proprio a livello di... capisco come ti impari a matematica, l'italiano, che ti viene imposto di impararlo, perché se io non sono buona a descrivere in italiano riesco a parlare in casa mia, no? Sì. Se io non so
fare un minimo di calcolo, non me a cavo, perché bisogna che me a cavo e che sappia fare. Così certo. Io dovrei avere anche una formazione filosofica, cioè sapere Ma guarda che cosa questo siamo. dipende molto da te, cioè, Come dipende molto da me. cioè nel senso che ti può Sì, dare ma allora è anche, una scelta mia ti può dare anche una personale. biblioteca, cominciare a Oh, aprirti un libro, pian ma pianeo. allora diventa una scelta personale, Ma che non insomma. è più una formazione generale. Ho capito come? Sì, ho Cosa che capito. voglio dirmi? Certo, non ho Cioè, capito. io vorrei, cioè, venderei una formazione generale proprio Ma fatta in sai, modo. ognuno porta l'acqua al proprio mulino dopo. No, io non ho nessun mulino a cui portare l'acqua, per carità. No, ma sto dicendo di altre persone. Eh? Sto parlando di altre persone, quelle che hanno in mano il dominio della cultura. Ecco, Sì. piuttosto sì, perché come chi ne fa, chi ti dà un'impostazione religiosa, no? Chi Sì? ti dà un'impostazione, ecco, dovrei darti anche, non escludo mica la religione, sai, perché la religione è una filosofia di vita anche a quella, cioè. Guarda che tu stai ascoltando religione in questo momento, Sì, appunto. Cioè, nessuno sa la verità in scherzo, quindi insomma le opinioni Certo. possono essere tante, tutte rispettabilissime. Va bene. Luisa, Quello che. ci hai seguito nelle altre trasmissioni? Ci hai seguito nelle altre trasmissioni? Qualcuna, perché dopo lavoro, soffora, non posso seguire sempre. Trasmettiamo normalmente di giovedì alle ore 15, 15 e 15, Sì, noi. vi ho sentito altre volte. Va bene. Ecco, io vedo che manca questo, secondo me. Cioè, proprio perché per avere tutti una formazione, una comprensione. Che sto pensiero non sia solo di quei che vai in cerca e di quei che si specializzai, Sì. ma che sia generale per tutti. Speriamo di far diventare generale. Va Grazie, bene. arrivederci. Saluto Luisa. Grazie. Ciao. Pronto? Sono Lucia. Ciao Lucia. Mi sto ascoltando. Grazie. Mi sembra che qua ultimamente vada di moda. E sto dicendo un termine, non prenderlo come offesa, ma la masturbazione mentale, e mi sembra che sia quello che stai usando tu, mi spiace per te. Va Ciao. bene. Allora, molto bene, visto che faccio un po' di masturbazione cerebrale, passiamo un pochino un altro, un po' più avanti allora. Anzi, continuiamo un attimino, sempre il discorso sulla donna che stava facendo Spencer e Kramer del Martello delle Streghe. Ecco la donna di cui si lamenta l'Ecclesiaste, come pure la Chiesa, a causa dell'ingente numero di streghe. Ho trovato la donna più amara della morte, perché è una trappola, il suo cuore una rete, le sue mani catene. Chi piace a Dio la fugge, chi è peccatore è catturato da lei. E ancora sentiamo un po' dall'Apocalisse, che parla della donna e dice: il suo nome è morte. Questi sono i concetti con cui la Chiesa cristiana si relaziona con la donna, per cui appena può cerca di distruggerla in qualsiasi modo, relegandola ai gradini più bassi della società e nello stesso tempo massacrandola. Noi abbiamo detto che la specie umana alla donna gli aveva dato una possibilità in più, nel senso che attraverso le mestruazioni e attraverso il fatto di generare figli, poteva accelerare maggiormente i propri campi di energia vitale. Bene, questo è perché la natura non può accettare di essere messa in ginocchio, neanche dagli esseri che si spacciano per Dio creatore. Vediamo un attimo, da Gesù di Nazareth, l'infamia umana, adesso blocco le telefonate per qualche minuto, dal commentario del Vangelo di Marco, il commento alla relazione fra Gesù e i Sadducei. Vorrei ricordare che a quei tempi più o meno arrivava in Palestina il diritto di libertà di pensiero, cioè cominciava ad arrivare dalla Grecia la tensione per la libertà di pensiero, e uno di questi gruppi che si stavano formando erano i Sadducei, i quali avevano una visione della morte che era diversa da quella che c'erano ai loro tempi. Per evitare l'arrivo dei Sadducei, cioè per parare l'arrivo dei Sadducei, si formarono i Farisei, sì, i Farisei, detti anche i Pii.
Bene, il trattato sui Sadducei viene prima in Marco, viene preceduto dal discorso di Giulio di Cesare, data Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio, più o meno. Bene, da Gesù di Nazareth l'infamia umana. Vediamo una telefonata prima di cominciare, va? Pronto? È caduta la linea. Bene, non prendiamo più telefonate finché non ho finito. Dello stesso carattere è la questione del tributo dato a Cesare. Gesù se la cava con una battuta molto utile alla predicazione di Pietro. Ricordo che Marco scrive per conto di Pietro, in quanto Pietro non sa né leggere né scrivere. Date a Dio quel che è di Dio e date a Cesare quello che è di Cesare. Una battuta più scema non poteva inventarsi. Se quel tributo avesse dovuto essere versato in grano? Comunque non è questo il punto. Il Dio dei cristiani non sa che farsene delle merci. A lui interessa l'energia vitale stagnata, derivata dalla pulsione di morte, sviluppata dagli individui attraverso la sottomissione acritica al credo cristiano. A Dio interessa solo la miseria fisica e morale degli individui che, bloccando la loro energia vitale, la trasforma in energia di morte. Così è che gli uomini pagano il tributo, così è che gli uomini pagano il tributo al Dio dei cristiani attraverso la miseria, la supplica, la fede generata dalla disperazione di non riuscire a risolvere problemi più o meno reali. La dipendenza dalla divinità come la dipendenza dall'eroina. Pagate il tributo all'autorità costituita. Anche questo aiutava a costruire miseria, dice Gesù. La cosa importante è che con la vostra fede nella disperazione paghiate il tributo a Dio. Pietro e la Chiesa cristiana dovranno andranno oltre, diventando l'esattore dell'obolo, sotto forma di denaro che di prodotti agricoli, lavorando attivamente per coltivare la miseria affinché Dio possa attingere il proprio obolo. Il cristianesimo è l'antitesi di ogni istanza di liberazione, che dal basso si levava verso il comando sociale, non solo di Roma, ma di ogni parte del mondo. Creare miseria, sudditanza e dipendenza è l'arte con la quale il cristiano si è distinto nel corso della storia. Il continuato con i Sadducei è una conferma di quanto sopra. Apparentemente sono due discorsi diversi, in realtà il secondo è la continuazione del primo. Tralasciando tutta la prima parte del discorso dei Sadducei, a quale Gesù non sa rispondere, un po' per l'assurdità della domanda, un po' perché egli stesso non sa come sia la resurrezione di cui egli parla, ma si guarda bene dal definire, a Pietro fa comodo così. Gesù afferma che il suo Dio è Dio dei vivi e non dei morti. Chiariamo subito come un conto sia la vita oltre la morte, anche se in forma diversa da come è concepita ora, è un conto la resurrezione. Quando si accetta il concetto di resurrezione, è necessario cancellare il concetto di vita oltre la morte. Ricordiamo che per Gesù non esiste il proseguo della vita attraverso l'anima. Questo concetto verrà introdotto nel cristianesimo dei greci, anche se la Chiesa tenterà delle strane mediazioni. Resurrezione significa risorgere la carne dopo la morte, ma per risorgere dopo la morte è necessario che la morte sia la fine di tutto, non solo del corpo, ma anche della coscienza di sé, sotto qualsiasi forma, morte come cessazione totale dell'individuo. Quando i morti risusciteranno, non ci sarà né chi si sposa né chi si marita, ma saranno come gli angeli in cielo. Solo la resurrezione trasforma l'individuo in essere di energia, o se vogliamo di sola anima, come gli angeli. Ma dal momento della morte alla resurrezione non esiste né corpo, né anima, né coscienza. Non esiste nulla dopo la morte, e sia Pietro che Gesù lo sanno perfettamente, ma anziché indicare agli uomini la possibilità di sviluppare il Dio che hanno dentro di sé, quantomeno almeno una ricerca di benessere estesa magari alla comunità in cui vivono, preferiscono promettere un'assurda resurrezione determinata da un Dio che non è il Dio dei morti, infatti dei morti non gliene frega niente, ma dei vivi. Perché il Dio dei vivi? Perché solo i vivi si possono mettere in ginocchio. Solo i vivi si possono far ammalare di disperazione, di compassione e di miseria. Solo ai vivi si può strappare il piacere del sapere e della conoscenza, anche oltre la follia. Solo i vivi si possono imbottire d'alcol ed eroina. Solo i vivi si possono svuotare e derubare del tempo e delle passioni, fino a portarli vuoti al momento della morte del corpo fisico. Solo i vivi possono trasformare la propria energia vitale in pulsione di morte e trovare piacere nel trasformare in pulsione di morte l'energia vitale di altri individui. Sì, egli è il Dio dei vivi, signore della miseria e costruttore della disperazione. Ad un essere di tal fatto non interessa risorgere delle sue vittime. Questo Gesù lo sa bene, e meglio ancora Pietro, ma è necessario farlo credere ai seguaci. Per il Gesù di Marco non esiste vita oltre la morte. Per i Sadducei la morte era un continuum con la vita
in altra dimensione, spirito. Dunque per loro era inconcepibile la resurrezione dopo la morte. Gesù, dal canto suo, non concepisce la vita oltre la morte, e saranno necessari parecchi anni e il contributo di fedi, fra virgolette, ben diverse, perché il cristianesimo arricchisca, si fa per dire, la propria concezione post-morte. Gesù è un individuo malato di morte, dunque nelle sue visioni proiettate oltre l'istante della vita può vedere solo la morte come fine di tutto, non solo della vita, ma della stessa coscienza dell'individuo. Questo è il destino di chi dona la propria vita al Dio dei cristiani. Davanti a questo vuoto del suo vedere, egli non può far altro che illudersi di promesse di resurrezione. I Sadducei, un attimo solo per le telefonate, per favore. I Sadducei non comprendono, le loro visioni della morte sono differenti, mentre Gesù ripone la propria speranza soltanto nella resurrezione. Egli è convinto di resuscitare dopo un tempo minimo, 3 giorni. La Chiesa cristiana impara la lezione e per essa la tortura è l'arte di far agonizzare le vittime per anni. Ricordiamo che Giordano Bruno è stato torturato per 7 anni e gli hanno bloccato la lingua con la morsa. Non la morte rapida, ma la lenta agonia come piace al suo Dio. Non la dolce morte, ma catastrofi e tormenti. Vediamo subito una telefonata. Pronto? Ciao Beppi. Ciao! Ciao! Dimmi. Ciao, senti! Pare una bella giornata del sole fuori. E hai tu visto il sole? Sì. E non sei uno che ama il sole? Come no? È che ti adora il sole? No, mi relaziono col sole. Beh, insomma, dico, ma non te potevi andare a chiappare il piattino di aria buona a fare qua sempre dire queste robe? Ma sì. Chiappi tu sei? Se ti chiappi sei? No, non c'appo niente. Anzi. E ora come mai che te hai tutto sto fanatismo di venire a predicare? Ma tu lo sai che esistono sempre degli uomini appassionati? Senza uomini appassionati le società muoiono. Però neanche il cammino ha coda per niente di dire Padova. E invece gli uomini appassionati muovono la coda anche per niente. Anzi. Ma mia, tanti anni che sono al mondo, ma ho visto che tutti fa qualcosa. Arrivare a un fine. Sì. Te ha capito? Ma verito, una società che non ha in mezzo le persone che lo fanno per passione, è una società morta. Ti sei proprio appassionato? Ti sei convinto di quello che ti dici? Direi, cosa dici? Te mi senti ormai da 20 volte? Io direi sì, che ti sei proprio convinto. Però... non so, mi rispetto la tua idea e ti rispetto la mia e te vedrai che andiamo d'accordo. Mi ti saluto e stammi bene. Beh, però, tanti auguri invece. Poi te metto il mio, ti dico mica per cattiveria, aspetto. Ti dico perché te mi sei anche simpatico. Dimmi. Una persona intelligente. Sei intelligente? Boh. Mi invece sono no, un ebete qualunque. Sì, dai, non stati alla fuori storia, dai Beppi. Sì, mia, sono un ebete, ho saputo che capisco un uno caso. Che arriva a 80 anni non c'è un ebete, dai. Beh, insomma, ho fatto un piano di esperienza, ecco. Le tue battaglie ti è fatte. Ecco, sì, ho fatto le mie battaglie. Vero? Sì. Ti hai stretto i denti e i pugni, no? Mia, ho anche pugni in giro. E ti hai anche ciappai? Ma te l'ha capito. Poche, perché sono tocco di uomo ancora. Sì? E si crede che non c'è poche che non dà di più. E allora non stare a contarmi le stupidaggini che tipo a retto non te sei niente. Uno che ha vissuto 80 anni non può non saper niente. Sì, va bene, c'è. Dai. Sì. Sappiamo come si costruisce la vita. Ti ascolta, scarpe grosse e cervello fino, gli diceva. Non si arriva a 80 anni per niente, sa. Sì, ti ringrazio, però guarda, volevo dire, sta attento, non so come dirti, ma che mi dispiace. Dimmelo, non ti preoccupare. Mi vorrei che ti avessi da capire che un po', ma qui che gana fede, le Pasqua, te la capio, e ora proprio un po' te dovevi venire. Posso? È il tuo Dio, non te potevi, o no, il tuo Dio, scusa, è il tuo santone, è il tuo diavolo, quello che ti deve credere.
Ma se potevi venire un altro giorno, io, insomma. Va bene. Spiega capire quello che voglio dire. Forse mica una roba invece a domandarti. Ma chi è anche rimasta gente che crede? Una roba che mi merode dentro e che volevo sempre domandarti. Sì. Posso? È la domanda meglio. Ecco, mi voglio sapere questo. Sì. Tu te conosci ben la dottrina che ti ha insegnato? Poco. Cioè, la conosco poco. Tu te che aspettare che gli altri te lo disesse o ti si andasse a cercartela da solo? Ma mia, in mia carità, e mi non ho neanche praticato la verità. E se sono anche un miscredente. Ti pensa una roba sola. Se mettiamo questo, no? Facciamo un'ipotesi. Sì. Se gli altri te avesse sempre imbrogliato e mi fosse l'unico deficiente che ti dicesse una roba seria. Prova a pensare un attimo. Ascolta. In fondo, mi, cosa guadagno a dirti una roba, quel che penso sì, a te? Sì, te che sta attento, mi te dico questo, sta attento, con quel poco di capire che ho mi. A te dico che mi. A me, mi ho già fatto quello che al limite non è chi mi mega insegnarsi da puteo. A me, chi è che ti dice a te che ti tecina giusto e che falsi se ne sbaglia? Beh, chi sei una roba comunque per pare che non nessuna verità in scarsa. Se è vero. Ecco. Ma però chi sei un sistema per capirlo, eh? Che c'è un sistema per capirlo. Basta domandarsi, cosa che ne viene in tasca uno? Sì, sta attento, scuriatore mio, sta attento. I pretoni, qui scuffie rosse, non è che mi interessa. Però mica credo in Dio, sebbene sono di grazia. Te la cambio. E mica credo già in Dio. Ma bisogna vedere se sei quel che ti si costruisce te o quel che ti cave due altri. Insomma, mi anche credo in una forza superiore. E te la capito. Ecco, e ora mi rispetto. Bisogna vedere cosa che come la chiamiamo e cosa che è. Però mi, i svegoni, i mega sempre fatto un fiade. Noi di chi mi piace. Guarda, dopo te l'eso, perché il gabusa vivo scotto? Sì, va bene, mi spiegami tutto quello che te vuoi. E dopo ormai, te l'ho reso per chi lo capisce. Ormai quello che ho tirato su, te l'ha capito. Va bene. Ecco, mi ti saluto, perché insomma, in fondo, tu sei una persona che merita anche rispetto. Grazie. Però ti dimmi. Abbi rispetto per gli altri, ti domando questo, perché te voglio bene. E se mica ne avessi più di quanto te pensi? Però non te che rispetto così. E se invece c'è proprio questo il modo ma per no, avere rispetto? Ma no, ti dici che Dio è matto, ma ce l'hai, andiamo. Non te puoi, tuo mio, dai. Che amico mio, bisogna conoscere bene la dottrina. E va bene, ma tiro te, sì, torniamo da nuovo. E hai proprio il banco se morse la coa. Tiro te che è la verità. Come ti nuovo mi? Ciao, ti ciao. Saluto. Ciao, Leppi. Pronto? Ciao. Oh. O di me. Vorrei farle complimenti a questo Giuseppe o Beppi che è entrato. Io chiedo a te. Sì? Tu lo conosci Dio? No, io l'ho affrontato tre volte, lo spirito che si faceva spacciare ma per Dio. Vai e davvero? Corri, invece di tanto pregare, parlare. Ma perché vai sotto a fare compagnia veramente chi ha bisogno ai dei malati? E mamma mia che ti parla. È tutto sprecato, fiato sprecato. Va bene. Bravo Beppi. Ciao. Il problema reale è questo. È chiaro che i cristiani hanno paura di mettere in discussione il loro Dio. Ma il loro Dio, abbiamo già detto tre volte. Primo, non esiste un Dio creatore dell'universo. Proprio non esiste. Esistono gli esseri di energia che si sono spacciati per Dio e che hanno messo gli esseri umani in ginocchio. Terzo, esiste una descrizione biblica. Dopodiché, siccome le persone devono difendersi perché sanno benissimo che Dio non esiste, sanno benissimo che esiste una descrizione feroce della Bibbia di un Dio feroce e sanno benissimo che esistono degli spiriti che si compiacciono nel metterli in ginocchio, bene, queste persone devono chiaramente attaccare me perché io sono in questo momento l'unica voce che muove le loro coscienze. Certamente, se loro avessero convinzione che il loro Dio fosse onnipotente, dicono, cosa sta a fare Dio onnipotente con questo imbecille che sta parlando contro il loro Dio onnipotente? Ma siccome il loro Dio onnipotente non c'è,
E c'è invece il loro condizionamento educazionale, la loro paura di affrontare la vita, il loro desiderio di agganciarsi a una forza superiore che li guidi. Cos'è l'unica cosa che è reale? L'unica cosa che è reale è la nostra vita, è la vita di ogni essere umano. Ed è lo sviluppo di questa vita che è importante. Però esistono delle persone che hanno bisogno di mettere in ginocchio lo sviluppo della vita. E queste hanno paura delle mie parole. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Bene, è caduta la linea. Hanno paura delle mie parole, perché le mie parole smuovono qualcosa che hanno dentro. Loro sanno che io non sto mentendo, perché se loro fossero convinte che io le sto mentendo, loro agirebbero in maniera diversa, non gli interesserebbe assolutamente niente di quello che io dico. Invece, siccome sanno che quello che io dico è vero e ha delle rispondenze dentro di loro, questo lo disturba, perché ogni volta che la ragione viene costretta ad alzarsi dalla posizione di ginocchio, è disturbata, reagisce violentemente. Dopo magari un po' alla volta impara ad aprirsi la strada nella vita, ma le sue reazioni sono sempre abbastanza violente. Bene, abbiamo letto la posizione del Gesù di Nazareth in base a quella che è la risurrezione. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, ciao. Claudio, Francesca, ciao, come ciao. Stai? Bene. Allora senti, io volevo chiedere un attimo, sì, volevo chiedere la tua opinione su quanto riguarda la religione. Per quanto riguarda la religione cristiana o greco-ortodossa, cioè sembra che di questi tempi sia tornata in auge, di moda. Cioè a me sembra la più intollerante e superata, cioè fuori dal tempo rispetto alle altre monoteistiche, cioè alla cattolica o alla protestante. Ma sai, c'è sempre una guerra delle iconoclaste. Sì, perché, ma volevo dire questo, no? Cioè, sono abbastanza interdetta da questo tipo di religione, perché prima di tutto risulta che dei criminali serbi siano protetti, cioè, e ospitati nei conventi di monaci in Grecia, cioè, questo almeno era sui giornali, perché sono ricercati dalla giustizia del Tribunale dell'Aia. Poi di questi giorni leggo che su proposta della Chiesa ortodossa si voglia la beatificazione o la santità, adesso non so, per lo zar Nicola, che poi tra l'altro era conosciuto come il sanguinario. Certo. Cioè non è che abbia ma vedi, avuto una perché sto qua prima nel 1904 ha condotto il suo popolo a una guerra disastrosa, sì, contro, sì, il Giappone, ma infatti poi è un macellaio, ma poi nel 1905, dopo aver concesso l'istituzione di un parlamento, non esitò a ordinare di sparare sulle folle che chiedevano maggiori poteri per la... Vedi, è criminale solo per essere stato uno zar, non per altri motivi, capisci? Sì, volevo... No, ma senti Francesca, quello che volevo dire io, no? Sì. Secondo me è stata molto sottovalutata la guerra in Jugoslavia, cioè io non voglio arrivare a parlare della guerra in Jugoslavia, sì, perché in realtà è stata una guerra di religione, cioè da una parte c'erano i cattolici che si facevano per croati, cioè i croati, no? Sì. D'altra parte c'erano i greco ortodossi, no? Cui serbi, e d'altra parte c'erano i musulmani, cioè fu soltanto una guerra di spartizione di schiavi, cioè nel vero senso della parola, non interessava assolutamente niente chi vinceva, chi non vinceva, cioè non c'erano ragioni politiche o economiche se non per trafficare in schiavi, ed è la distruzione della vecchia Jugoslavia, cioè la spartizione di spoglie, sì, praticamente. Sì, esatto, le cose devono stare in questo modo, ma cioè io volevo dire questo, che mi sembra, addirittura, cioè la vedo addirittura un po' troppo fuori dai tempi, perché diciamo almeno le altre religioni cercano di mimetizzare un po', questa qua la vedo addirittura superata, fuori dal tempo, cioè, tutto fatto, no, questo volevo, non ti sembrava, non, cioè, la tua opinione? Non mi stupisce, perché si cede, una religione cede sempre quando c'è qualcuno che la attacca, sì, allora cede degli spazi,
ed è pronta a riprendersi quando nessuno l'attacca più. Cioè, questo almeno storicamente è sempre avvenuto questo. Cioè, solo se il Papa il coltello alla gola riconosce dei diritti. Okay. Altrimenti lui sputa sulla gente e basta. Sì, cioè, sì, sì. E ti dico, e ti dirò che la gente più in ginocchio, sì, ha in odio chiunque gli offra qualcosa che la liberi. Cioè, non è che... Cioè, i roghi sono stati voluti dal potere, ma c'era molto popolo che voleva il rogo. Per cui si sente anche dal tono di alcune telefonate, no? Cioè, il desiderio di voler restare in ginocchio a qualsiasi costo è talmente forte, talmente radicato, che pur di continuare a restare in ginocchio sono disposti ad ammazzare. Cioè, basta che hai sentito le telefonate prima, insomma. Sì. E purtroppo è la, e ti dico, la religione greca ortodossa, come qualsiasi tipo di religione, dall'Islam al cattolicesimo, hanno varie sfaccettature, no? Sì. Anche gli ebrei lo stesso, anche loro interno, hanno varie sfaccettature, di cui esistono sempre queste aree più o meno estremiste che vogliono la gente in ginocchio a tutti i costi. Cioè, effettivamente è bestiame da vendere. Cioè, è una cosa orribile. Sì, sì. Non so neanche come definirla, insomma. È orrore, e le persone non si rendono conto proprio di questo, eh? Non si rendono effettivamente conto. Ma no. Hanno paura che la loro fede sia in discussione. Ma io ricordo quando ero ragazzina che andavo in certe case in campagna, non so, quando io e mia sorella andavamo ad aprire le gabbiette per liberare gli uccellini, no? Sì. Non riuscivamo a tirarli fuori, volevano rimanere dentro. Alcuni sì. Alcuni sì, altri no. Però non si riusciva di convincerli. Tu tieni presente, ci sono degli esperimenti, no? Sì. Di cani, diciamo così, lasciati su una griglia dove vengono mandate le scosse elettriche, no? Madonna. All'inizio tendono di scappare. Alla fine invece si adagiano e restano sulle scosse. Anche se tu gli apri la porta, tendono a rimanere là. Cioè, esiste una distruzione, quella che è la psiche, no? Beh, a parte quello che l'ha già dimostrato Pavlov con i suoi riflessi condizionati, sì, in cui non sempre aprendo la porta della gabbia si riesce a eliminare il condizionamento del salivare. Sì. Per cui a volte il condizionamento arriva così profondamente, specialmente in età infantile, che le persone non scavi più, anzi hanno terrore di dover affrontare la vita. Sì, è proprio... Le cose stanno proprio così. E queste reazioni le avremo sempre, insomma. Sì, non... sì. Infatti Nostradamus nella sua quartina dice che ricostruiremo i templi facendo rinascere le leggi umane, però non riusciremo a scacciare del tutto dei santi il culto. Sì. Perché il radicamento è eccessivo. Sì, anche per il tempo... Sì, infatti, cioè 1500 anni di orrore è duro, cioè, è duro. Una cosa così semplice. No. Va bene, sono d'accordo con te, Claudio. Casomai, se tu mi permetti, più avanti potrò fare altri interventi. Sì, quando vuoi, guarda. Sì. Tanto è una giornata molto calma, perché c'è poca gente in ascolto, sì, di Pasqua. Va bene, Claudio. Ciao e grazie. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Ecco, abbiamo sentito anche la nostra amica. Vediamo un attimino che le avevo promesso al mio amico Beppi di parlargli di Tommaso Scotto. Beh, vediamo un'altra telefonata, sempre. Pronto? È caduta la linea. Parliamo di Tommaso Scotto. Chi è Tommaso Scotto intanto? Esistono molti Scotti in giro. Comunque quello di cui parliamo è Tommaso Scotto, di cui Alvaro Pelaio parla nel suo Collirium Contra Eretico, uscito nel 1344. E occupa rispetto alla corrente del libero pensiero una posizione marginale. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Non riusciamo a prendere la linea. Bene, questo amico Scotto venne incarcerato, bruciato, arrostito, come si usa nella tradizione cristiana, e aveva 17 capi di imputazione. Vediamo un attimino la telefonata, poi vi leggerò i capi di imputazione per cui fu condannato l'amico Scotto. Pronto? Saluta la linea. Vediamo un po'.
Allora, il primo capo di imputazione. Scott affermava: la longevità degli antichi patriarchi è una favola. Beh, questo è un buon motivo per bruciarlo vivo, no? Ancora, seconda imputazione. La profezia di Isaia, ecce virgo concepiet, non concerne la Vergine Maria, ma qualche ancella o concubina del profeta. La parola vergine, diceva Scorto, va compresa nel senso di puella o di adolescenza, o di ragazza adolescenziale, adolescentula. E anche questo era un buon motivo per bruciarlo vivo. Vediamo un po' il terzo capitolo. Tre impostori hanno ingannato il mondo, diceva Scotto. Mosè ha imbrogliato gli ebrei, Gesù i cristiani e Maometto i saraceni. Vediamo la telefonata. Pronto? Pronto? Molto bene. Andiamo avanti alla quarta imputazione. Scotto insegnò alla scuola delle decretali di Lisbona che le parole di Isaia, Deus fortis pater futuri seculi, non si riferivano al nostro Signore Gesù Cristo. E anche questo è un buon motivo, direi, per bruciarlo vivo. Ancora Scotto insegnava, dopo la morte le anime sono annientate. E anche questo è un buon motivo per bruciarlo vivo. Il sesto punto, vediamo ancora un'altra telefonata, sempre che sia una telefonata. Pronto? Pronto? Ricordo sempre che stiamo trasmettendo da Radio Gamma, frequenza 94 FM, e il numero di telefono è 049 700 700. Stiamo trasmettendo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E stiamo parlando del nostro amico Scotto, che fu bruciato vivo perché aveva delle idee un po' diverse. Vediamo il settimo punto. Il settimo punto per cui Scotto fu bruciato è perché egli negava la verginità perpetua di Nostra Signora. Anche questo è un buon motivo per bruciarlo vivo, no? Pronto? Ciao Gise. Fino a che ora sei là? Io sono qui fino alle ore 8. Claudio? Dimmi. Mi senti? Pronto? Mi senti? Mi senti? Io sono là fino alle 8. A me allora metti su un CD. D'accordo. E metti su magari quel CD che c'è scritto Sambe. Sambe? Sambe, io dovrei arrivare alle 8:30, si chiede di mettere su un disco perlomeno che ora che duri. Va bene, d'accordo. Va bene Claudio. Comunque ti aspetto, non sta preoccupate. Va bene, mi si arriverà alle 8:30 perché mi si arriva a Barenti. D'accordo. Ecco, va bene Claudio. Va bene, ciao Alvise, ciao. Molto bene, l'amico Alvise, come avete sentito, arriverà sulle 8:30 e noi cercheremo di tenergli la trasmissione sempre aperta finché lui non arriva. Vediamo un attimo, stiamo parlando sempre del nostro amico Scotto e i motivi per cui fu bruciato vivo. Abbiamo parlato che il settimo punto per cui fu bruciata vivo è che egli negava la verginità perpetua di Nostra Signora. Vediamo ancora perché fu bruciato vivo Scotto. L'ottavo punto è che Scotto insegnava che le religioni filosofiche sostenevano la fede meglio delle scritture e che i filosofi avrebbero governato il mondo meglio di teologi. E questo lo hanno bruciato vivo. Molto bene. Andiamo ancora avanti. Vi do un ultimo punto per cui fu bruciato. Siamo arrivati all'ottavo. Vediamo il nono punto. Scotto era un sostenitore del concubinaggio dei fratelli e parlava con poco rispetto di Sant'Agostino e di San Bernardo. Molto bene. Adesso farò partire per qualche secondo una cassetta, cioè un CD. E dopo riprenderò a leggervi perché fu bruciato Scotto. Vediamo un attimino il discorso.